Cari amici, è incredibile, è il nido di un cigno. Un cigno ha fatto il nido qui, ai bordi del fiume Ticino. Il cigno è Gennaro Gelmini oggi, qui sul Ticino. Sul fiume Ticino. Due uccellini lì. Due uccellini. Eccoli. Qui sul fiume Ticino. E cari amici, siamo qui. Immaginate dove siamo, cari amici. Siamo a Gola Secca, nei pressi della diga del Pan Perduto, in un bellissimo campo fiorito di fiori gialli. E oggi parliamo di quello che sono gli alieni, le forme delle creature extraterrestri non umanoidi. E praticamente quindi dobbiamo parlare anche di esseri alati con le ali e esseri completamente diversi da noi. Veniamo al dunque, cari amici, spero mi sentiate bene. Praticamente queste creature, avendo le ali, volare significa anche saper la direzione da prendere, un po' come io adesso che sono venuto qua. La direzione da prendere, quindi devono avere delle code remiganti, cioè, e anche sull'ala devono avere le piume remiganti. Praticamente devono quindi avere una coda. Ed ecco che queste creature hanno anche una coda che spesso tengono celata dietro quello che noi riconosciamo in queste visioni come praticamente un mantello. Ed ecco che spesso ci appaiono col mantello, quindi ci appaiono sotto forma umana. Quindi parleremo di creature extraterrestri che ci appaiono sotto forma umana, quindi li mettono come un mantello. In realtà il mantello sono le ali, e quindi abbiamo già una cosa: le ali. Abbiamo delle braccia, però perché loro hanno più braccia. Ecco perché le ali e anche le braccia, le mani. Poi la coda per riuscire a volare, perché la coda è quella che dà la direzione. Come viene però nascosta la coda quando vogliono apparire umani a noi? Viene nascosta dietro al mantello, oppure come se fosse un serpente stritolato, un serpente schiacciato, serpente della mela di Adamo ed Eva, schiacciato. In realtà è la coda che la tengono ferma, perché la coda poi si muove perché loro sono abituati a spiccare il volo e devono sapere bene la direzione del volo. Poi, ma partiamo anche dal fatto, le ossa in realtà non tutte le creature hanno le ossa interne, alcune creature hanno le ossa esterne,
Allora, alcune ossa, ecco, che o le fanno apparire come una falce di luna e possono essere tipo, le uniscono così, poi di mezzo ci mettono il serpentello, no? Per non far vedere che sono le ossa. E dalla falce di luna. Oppure le spade degli angeli. Quindi, ecco che in realtà hanno delle ossa esterne. Può essere un osso lateralmente e delle ossa anche sul davanti. Ogni creatura è fatta a modo suo. Cioè, ci sono delle creature che, per esempio, se sono erbivore, per mangiare si foraggiano e direttamente poi alla bocca. Come per esempio le mucche, o anche le capre, così con le corna, ma tante creature hanno le corna. Non c'è nulla di strano. Quindi ecco che magari le creature si fanno vedere con un elmetto molto alto per andare a coprire quello che sono magari delle corna che hanno. Ma è assolutamente una situazione naturale. Com'è naturale che noi siamo qua a Gola Secca. Allora, il comune è Gola Secca e più avanti vedete la diga del Pan Perduto. Quindi siamo a Pan Perduto di Gola Secca, che dopo la quarantena ci sta benissimo. Che ne dite, amici? Amici, non sto scherzando. Siamo a Pan Perduto di Gola Secca. In provincia di Varese troviamo dei nomi strani. Si vede che era destino, troviamo un bellissimo prato fiorito senza nessuno perché siamo appena usciti dalla quarantena e chiaramente la gente non circola ancora. Tra l'altro, pochi treni e siamo qua, io prendo il treno a Sesto Calende e di là, cari amici, più avanti abbiamo l'isola dei Gabbiani di San Lombardo, certamente. Quindi siamo in zona. Io volevo farvi vedere questo bellissimo prato fiorito, il cielo, e poi abbiamo naturalmente il nostro fiume, il fiume Ticino, che scorre qua in provincia di Varese. Di là poi, se vedete, ve lo farò vedere, è zona interdetta, perché è già Piemonte. Ecco perché io naturalmente scendo in Lombardia. Dovrei mettere la mascherina, ma cari amici, siamo in una zona completamente disabitata. Poi dicono che si può non mettere, naturalmente lontano da tutti, per fare il video. Per fare il video anche i film per la televisione. Allora, se i film per la televisione si possono fare senza mascherina, allora anche per YouTube. Però naturalmente stiamo lontani da tutti, quindi voglio vedere, c'è un signore lì che prende il sole ma a 200 metri da me. Quindi questa situazione. Quindi abbiamo situazione di ali che quindi vogliono una coda, perché non si può volare senza una coda. Non so se vi ricordate un telefilm di tanti anni fa che c'era uno che non riusciva a volare, volava male, no? Aveva avuto il dono del volo, volava ma volava male. Si vede perché gli mancava appunto la coda. Allora abbiamo esseri, creature extraterrestri che a volte... Allora, ci sono le umanoidi, ci appaiono tal quali, e ci sono anche le creature non umanoidi. Abitano un po' dappertutto, perché potete capire, col giro del tempo, col tempo, ci sono chi è andato da una parte ad abitare, chi è andato dall'altra, sono emigrati tutti, quindi potete trovare sullo stesso pianeta creature umanoidi e creature non umanoidi. E quindi parliamo di coda, parliamo di ossa esterne, parliamo di ali, e spesso ci appaiono sotto forma umana semplicemente mettendosi un mantello addosso, come ai tempi. Quindi
come se fosse un po' all'antica, 1800, 1500, 1800. Interessante magari anche dire le sorelle, per esempio, che parlavamo delle due sorelle, la regina degli Anunnaki e la regina appunto del mondo intraterreno, Sambala, la regina Sambala del regno di Sambala. E cosa dire, le due sorelle, per esempio, la regina degli Anunnaki veste di solito bianco-blu, e la regina di Sambala rosso-azzurro. E anche se sono sorelle gemelle, potete accorgervi della diversità tra le due sorelle dei vestiti che indossano. Quindi molti le reputano come la stessa identica apparizione, in realtà una sorella diversa dall'altra. Ovviamente poi vi aggiorno sulla situazione sismica. Abbiamo delle faglie nuove, io direi delle faglie nuove, perché la situazione sismica, per esempio, in Italia, nella zona proprio centro Italia, una sismicità che non è nettamente sulle faglie che solitamente conosciamo. Diciamo che di tanto in tanto, ogni 500 anni circa, si attivano delle altre faglie che convergono verso certe zone sopra l'Appennino e verso anche il Mar Tirreno, Adriatico, Mar Tirreno, fanno da una zona all'altra. E questo fa sì, praticamente abbiamo avuto un aumento sismico nelle zone, per esempio in Grecia, addirittura abbiamo avuto un 6.6 gradi Richter. Oggi siamo all'8 maggio 2020, da Gennaro Gelmini naturalmente. Quindi forti terremoti, e questo quanto riguarda la zona Mar Mediterraneo, Italia. Addirittura terremoti in zone dell'Europa considerate asismiche. Poi la stessa cosa, Stati Uniti, sulla faglia di Sant'Andrea e non solo. Abbiamo avuto diversi terremoti, soprattutto un'attività anche sismica, proprio uno sciame sismico. Diversi sciami sismici che addirittura prendono le zone un pochino dell'entroterra. E anche in Italia piccoli sciami sismici, addirittura sul Vesuvio, Campania, Napoli, Pozzuoli, la Solfatara. E quindi chiaramente anche per questo mese di maggio, giugno, andando avanti, 2020, ancora avremo una situazione sismica elevata, con forti terremoti, come naturalmente area mediterranea, Italia, e forti terremoti anche naturalmente negli Stati Uniti, California. Torno a precisare quelle aree naturalmente significativamente sismiche, però anche Roma si apre una faglia. A Roma il Colosseo non è che si racconta che sia stato preso pezzo per farci le ville romane, prendevano le parti del Colosseo. In realtà non è che lo sganciavano così. Quando succedeva un terremoto, rubavano alcune parti del Colosseo e ci facevano la villa con le colonne del Colosseo. Però in realtà c'è proprio una situazione sismica ogni 500 anni. Oggi è l'8 maggio 2020, Gennaro Gelmini, questa situazione sismica, maggio-giugno via andare, insomma 2020. Oggi 8 maggio 2020 e siamo qua alla diga del Pamperduto,
a gola secca, appunto, a parlare anche di queste creature. Adesso ho cambiato la scheda video, a parlare di queste creature non umanoidi che talvolta ci appaiono sotto forma umana. Ma perché? Questo è l'amore, consideratelo, lo dico così, parole povero, l'amore divino, che è una parola che oggi la considero una parolaccia, l'amore divino, perché divino è considerato anche relativo agli dèi, no? Allora da 20 anni la Chiesa non vuole che la parola divino si possa utilizzare, siamo a quel punto lì. Quindi, amore divino, invece lo utilizzo. Amore divino. Amore divino, allora le creature, anche non umanoidi, si vogliono far vedere sotto forma umana per ricordarci sempre l'amore divino, che siamo tutti fratelli, siamo tutti nella grazia di Dio. Potete concedermi queste parole? E allora, scusate, cari amici, questo bel prato fiorito, questo bellissimo fiume, il paese di Gola Secca più su, può essere che si chiamava Gola Secca un paese che c'erano addirittura gli uomini della pietra, una civiltà antichissima. E allora siamo proprio dove è nata la civiltà umana, uno dei luoghi dove è nata la civiltà umana. Gola Secca, chi lo sa, perché stavano più giù e dovevano farla a piedi per andare al fiume a bere. Però loro stavano più in alto anche per difendersi dai nemici. E anche, ma soprattutto penso i nemici, nel senso anche gli animali che passavano da queste parti. Chissà, i dinosauri. Ma soprattutto poi anche per una questione che il fiume poteva esondare in qualunque momento. Adesso abbiamo la diga del Panperduto. Abbiamo una serie di dighe che evitano che il lago possa esondare in qualunque momento. Ok, cari amici? Una volta non succedeva così. Quindi il lago esondava, allora si poteva andare a bere al lago, ma non si poteva abitare vicino al lago. Non so se mi sono spiegato. Perché? Perché il lago esondava e non si poteva proprio stare, quindi quando non pioveva si veniva a prendere le brocche d'acqua e si portavano sul paese. Così. E qua la diga del Panperduto. Vedete, cari amici, la diga del Panperduto è dove nasce il canale Villoresi, che abbiamo visto nello scorso video con Mauri. Ciao Mauri, ciao Lambre, ciao a tutti gli amici. È un periodo difficile, lo so, per tutti. Sappiate per tutti. Io quindi la mia sfida non è tanto solo fare video, la mia sfida è uscire di casa. E la mia sfida è trovare in un posto dove dovevano esserci l'area picnic, i tavolini non ci sono per evitare assembramento, vedete che hanno cambiato qualcosa. Però siccome non viene quasi nessuno, il prato è fiorito così. Cerchiamo magari di vedere il lago. Se riesco, se sono ancora... Sono ingrassato troppo, cari amici, sono ingrassato troppo e chissà se ci rimane un po' di tempo per andare a vedere il lago. Poi c'è poca batteria, ma tanto... Allora, dovete sapere, quello in realtà è il ponte dell'autostrada. Ponte dell'autostrada che collega col Piemonte. Però soprattutto in questo momento adibito a traffico merci. Io devo stare attento a non perdere la mascherina, ma ne ho una di riserva, ce l'avevo qua nella borsa, perché bisogna andare in giro con mascherina, possibilmente con i guanti. Vedo che a volte la omaggiano, qualche volta la danno in omaggio, ma assolutamente dovete averla. Quindi dovete viaggiare con mascherina e guanti, cari amici. Questo bellissimo posto, alla diga del Panperduto, vedete dove vi porto, cari amici. Cerchiamo di continuare il video, sperando che sia venuto bene. Speriamo tutto.
speriamo tutto. Oh, un altro nido di cigni. I cigni. Siccome qua non viene a bagnarsi nessuno. Questo è un nido di un cigno, non sto scherzando. Questo, che nido è qua vicino all'acqua così grande? È il nido di un cigno. E i cigni, sapete bene, sono sempre venuti nei nostri video. Adesso riposava il cigno, poi l'ho visto scendere più verso sud. Io cerco di scendere di qua. Mica facile. C'è un dislivello perché c'è tutta la zona, vedete sopra. Prato fiorito sopra, parcheggio, però sono venuto col treno, per quei pochi treni che ci sono. Un nido, caspita, di un cigno, il prato fiorito. E qua potremmo piazzarci qua per ultimo saluto, beh, intesi, l'ultima saluta di questo video, non l'ultimo saluto, cioè, diciamo, ecco, vediamo se così ci riusciamo a riprendere la dovuta, cari amici. Spero di stare alla dovuta nel video. Vi saluto, un abbraccio da Gennaro Gelmini. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like, iscrivetevi. Se questa giornata è andata bene, vuol dire che ci stiamo rifacendo. E d'altronde, meno male, siamo riusciti a non perdere nulla. Cioè, è stata terribile la quarantena. Allora scusate le mie parole tanto entusiaste, però quando si esce dalla quarantena delle parole entusiaste sono dovute. So che è stato terribile, però potete ancora rallegrarvi. In qualche modo, se siete qui all'ascolto del video, significa che potete ancora rallegrare tutto ciò. Beh, è un minimo, ma guardate che bello. Le piante, che bello. E la diga del pan perduto. Guarda caso, appunto, il nostro cigno adesso si è svegliato e ha preso il largo ed è sul nostro bel fiume Ticino, qua in provincia di Varese. Ma questo prato fiorito non ce lo potevamo perdere, certamente, qui al fiume Ticino. Eh sì, di là l'isola dei Gabbiani di Somma Lombardo. Dopo la diga del pan perduto di Gola Secca. Qui non lontano dall'autostrada per andare in Piemonte, verso anche Domodossola e Alto Piemonte, al Prato Fiorito. Yellow Flower. E di là
È Sesto Calende. Abbiamo Sesto Calende. La città di Sesto Calende dove il treno mi attende. Sul fiume Ticino, dove eravamo stati con Mauri all'8 marzo. E adesso, 2 mesi dopo, 8 maggio 2020, da Gennaro Gelmini, qua sempre. Ciao cari amici, alla diga del pan perduto di Gola Secca. Cari amici, sono tornate le oche, andiamole a vedere, dai, andiamo a fare un salutino alle occhette belle del lago. All'8 maggio 2020 da Gennaro Gelmini, ci abbindiamo bene, perché poi con la mascherina qua, la mascherina va a parte dietro, dovrei andare in giro così, perché così, ma le oche si spaventano se vado in giro così. Beh, andiamo a vedere le oche. Guardate, cari amici, guardate, le oche fanno la loro comparsa, ecco perché c'è poca gente, è la spiaggia delle occhette queste. Le occhette fanno il loro giro e qui comandano loro. Andiamole a salutare, sicuramente ci rallegreranno. Stavo prendendo la borsa. Si rallegreranno. Occhette, siete contente che... Oh, questi qua sono i tre maschi. I tre maschi. E quelle sono le tre femmine. Io ci scommetterei, guardate, ci scommetto quello che volete che sono d'accordo io. Praticamente stanno facendo rullare le femmine... gravide, no, insomma, no, allora praticamente le femmine si stanno pulendo il piumaggio mentre i maschi stanno prendendo qualche cosina dal terreno perché è pieno di vermetti del terreno. Ok, ma siete contente della mia visita? Siete tutte felici? Siete occhette felici? Siete occhettine felici tutte quante? Tutte rallegrate? Allora andiamo a vedere da più vicino. Occhettine? No, no, ma venite qua, venite qua, venite qua. Che belle! Occhettine, salutate, salutate! E cari amici, nell'attesa del pullman per Varese, mi sono appunto messo per viaggiare, siamo qui ad Angera, al cambio pullman per Varese, e possiamo vedere il lago con Arona dietro di noi, la città di Arona e la rocca di Angera. Con un fantastico battello. E lì abbiamo la rocca di Angera. Ovviamente, cari amici, esistono anche altre creature. Esistono le piante vive, che sono delle piante praticamente che si sono distaccate dal terreno, da quello che è
la terra del loro pianeta, quindi il terreno del loro pianeta, e vivono con le radici come se fossero gambe, e i tronchi, le foglie come se fossero le braccia, le mani, il tronco dell'albero come se fosse il busto. E queste sono le piante vive, dette piante vive. Io quando le incontro le chiamo così. E poi anche i felinidi, tipo tigri, leoni, però ormai di assoluta levatura spirituale, evoluti, assolutamente evoluti. E siamo qui, siamo tornati a Varese, appunto, stavamo viaggiando e bellissimo, ci accolgono a Varese le piante acquatiche. Ecco perché mi trovo qua a questo punto, Viale Guggiari a Varese, piante acquatiche. Piante acquatiche in fiore. E veramente fantastiche, con vari pesci, wow, che ci vengono incontro, ognuno a modo suo, ecco, vedete quante creature ci sono nell'universo, quante piantine così belle di tutti i colori, di tutti i tipi, come creature di ogni specie, di ogni, eppure uniche. Ancora per, insomma, siamo venuti proprio nel momento in cui questi fiori sono bocciati, uno più bello dell'altro, proprio nei giorni giusti. Di ritorno al fiume Ticino, qui a Varese, vedete? Varie piante, guardate. E i nostri bei pesci, ci sono anche quelli più scuri e quelli più chiari. Ovvio, vedete, quelli più chiari sono più visibili, quelli scuri meno visibili, come tutte le creature, nel senso non per il colore, ma noi possiamo averle incontrate. Ogni creatura però a modo suo, vedete, guardate quei pesci tutti colorati, ognuno a modo suo, ognuno a modo suo. Cari amici, siamo nel 2020 e questa è la nuova penna col calamaio, nuova di fabbrica, fantastico.